A truly special welcome to spring on March 21st in Chianciano Terme. On the occasion of the 77th edition of the Film Rally, the most famous annual international motorbike tourism event, there will be thousands of tourists from all over Europe who will arrive here on their motorbikes. And for this reason, the Italian Motorcycle Federation, with the precious help of 80 elementary school children, donated 30 new trees to this city to offset the CO2 emission that this event will inevitably cause. Sustainability and the respect for the environment. This is what was underlined and reiterated by the authorities present. Oggi è un giorno speciale perché, oltre a questo evento che abbraccerà questa città, per la prima volta in un evento turistico abbiniamo un progetto di sostenibilità. Questo significa che oggi il primo tassello verso appunto un evento che non è solo turismo di per sé, ma che vuole essere soprattutto sostenibile da un punto di vista chiaramente ambientale, economico e sociale. Quindi oggi vedere questi bambini qui incominciare a donare simbolicamente un albero per ogni nazione che arriverà qui a Chianciano, parliamo di oltre 30 nazioni, è davvero qualcosa di bello. È una nuova frontiera, se vogliamo definirla così, per far sì che il mototurismo possa essere sempre più apprezzato, sostenibile e riconosciuto. Questa amministrazione comunale ha avuto questo pregio, questa intuizione, capire che il turismo in moto può essere un'opportunità. Arriva la primavera, il 21 marzo, arriva il Rally Film a giugno, questa manifestazione internazionale di mototurismo che ci onora di aver scelto il nostro territorio, Chianciano Terme, ma tutta la Val di Chiana, per portare qui migliaia di motociclisti da tutto, amanti delle moto da tutto il mondo. Giornata migliore non si poteva scegliere per piantare questi alberi che, no, sono un segno proprio di attenzione da parte della federazione rispetto a un evento che comunque porterà un po' di rumore, un po' di inquinamento, un po' di smog, ma che sarà compensato appunto da questi 30 alberi che saranno dedicati alle 30 nazioni che parteciperanno all'evento di giugno e che quindi in qualche modo ridaranno e lasceranno poi alla città un ambiente ancora più ricco di verde. Ce n'è già tanto nella nostra città, ma comunque ogni albero in più è sempre ben accetto. Quindi grazie davvero alla federazione, grazie alle scuole che anche oggi hanno mostrato sensibilità nel portare i ragazzi a vedere questa messa a dimora di questi alberi che verranno appunto, verranno dati di una loro casa e che quindi saranno poi seguiti, spero, dai ragazzi in modo che nel tempo potranno continuare a crescere all'interno di questa buca che per loro è la futura casa fino a che non diventeranno alberi grandi. Aver portato dei bimbi così piccoli in una manifestazione in cui si parla di sostenibilità è bello perché loro con le loro idee riescono, diciamo, a avere dei pensieri su un tema così difficile, perché comunque sia riescono ad avere degli spunti di riflessione in base a quello che vedono intorno a loro. È un divertimento ed è anche educativo vedere questa cosa, perché comunque non la vedono spesso e quindi per loro sarà una cosa nuova, divertente, però imparano anche sicuramente qualcosa.